L'esordio, l'intesa con i compagni, naturalmente ancora da trovare, però entrare in campo in un momento molto complicato della gara, la macerata si è un po' passata e il risultato non si sperava. Sì, intanto buonasera. Sì, la partita diciamo che era partita molto bene. Poi il rigore forse ci ha tolto un po' di fiducia, forse quel sentimento di positività che c'era con cui eravamo partiti, quindi forse ci ha un po' frenato, ecco. Dall'altra parte loro, una buona squadra messa in campo, hanno trovato coraggio da questo nostro errore e forse hanno iniziato a fare la partita proprio su questo entusiasmo. Poi comunque noi nel secondo tempo ci siamo messi bene, ci siamo ricompattati, abbiamo provato a fare le nostre giocate. Qualche volta ci sono riuscito, altre volte meno, magari un po' più di tranquillità ci voleva nelle giocate. Però l'importante era appunto uscire da grande squadra con i 3 punti in mano ed è quello che abbiamo fatto. Buonasera Alessandro, Marco Palestino, Sport Campania, benvenuto a Nocera. Grazie. Comunque è la prima conferenza qui. Tanti campionati di Serie C per te, forse il primo se non erro in Serie D. No, non è il primo, però dopo tanti anni di BC, diciamo, dopo la C6 esatto. In Serie D. Quali sono le differenze tra le due categorie e a che punto sei della preparazione? L'ho chiesto al mister, però forse tu ne sai di più se ti interessato sul tuo stato di forma fisica. Ma guarda, allora, negli ultimi anni credo che il livello tra Serie C e Serie D è diminuito molto, perché la Serie D è diventata proprio quasi una Serie C, perché vediamo anche molti giocatori che scendono di categoria, perché comunque anche le grandi piazze sono in categoria inferiore, come appunto la Nocerina purtroppo è ancora in Serie D, e quindi la differenza non è più così elevata come magari un tempo. Per quanto riguarda la mia condizione, vengo diciamo da un periodo di inattività, comunque non ho fatto ritiro con una squadra di calcio, quindi sono sempre allenato da solo, tutti i giorni, quindi a livello di fisico sto bene. Non ho avuto infortuni, quindi sto bene. Devo soltanto ritrovare il ritmo partita, appunto, che è quello che mi manca, non avendo fatto un ritiro, quindi con una squadra, il ritmo appunto partita questo. Cosa ti ha convinto, penso sia banale la risposta, a venire a quello, cioè, quindi fare il salto indietro di categoria? Ma guarda, innanzitutto ovviamente il blastone della piazza, perché cercavo magari di continuare ad avere degli stimoli alti, perché magari quando uno scende di categoria può, diciamo, andare a perdere un po' di ambizioni, però so che appunto scegliendo Nocera questo non succedeva, perché si è visto anche oggi, prima giornata, non so quanto c'erano, 3.500-4.000 persone. Poi comunque il mister, la persona che è il mister, il direttore, mi hanno fatto sentire subito, diciamo, importante già al telefono. Poi comunque conoscendo di persona ho capito anche il modo in cui lavora il mister, il direttore, sono persone serie che hanno anche obiettivi, e quindi questo sicuramente per me, che sono un ragazzo ambizioso, ha fatto molto. Buonasera Alessandro, Gennaro Caso per lo Sport 24. Sei entrato in una squadra che punta alle zone alte della classifica, sappiamo quanto è difficile questo girone e soprattutto è importante portare i punti a casa. Oggi sei entrato in una situazione particolare in cui nel secondo tempo la squadra non girava. Tu ricopri anche un ruolo completamente particolare, quello di centrocampista centrale, e nel modo del mister credo sia uno dei ruoli fondamentali, dato che il mister è uno che vuole giocare a calcio e quindi non vuole gettare mai la palla. Tu ci hai provato più volte a tenerla, anche se come detto non è ancora al 100% del tuo partito. Ti senti al centro di questo modulo, che di poter fare tuo quel ruolo, di poter accontentare il mister al 100%? Guarda, io nella mia carriera ho fatto tutti i ruoli del centrocampo, dalla mezzala, trequartista, al play, centrocampo a due, però sicuramente per le mie caratteristiche sono magari più un giocatore che ama giocare a calcio, so che col mister potrei trovarmi sicuramente molto bene rispetto magari ad altre situazioni, perché so che vuole giocare a pallone, vuole che il play viene sempre, diciamo, preso nella zona manovra nevralgica del campo, nella zona di possesso, e quindi è stata una mia scelta venire qui, anche perché so il modo di giocare del mister, che vuole appunto provare comunque a fare calcio, a dominare la partita.